Buonasera a tutti, ben ritrovati con Palla al Centro su Noi TV. L'augurio è quello che abbiate passato tutti una buona Pasqua, sicuramente l'ha passata ottima il Tau Alto Pascio che ha vinto il Girone A dell'Eccellenza Toscana. Gli facciamo tanti complimenti e in chiave lucchese complimenti anche a River Pieve che ha centrato una salvezza diretta che a un certo punto della stagione sembrava un qualcosa di insperato. Di questo e di molto altro parleremo. Si è conclusa l'Eccellenza con la regular season, ma ora si entra nel vivo e parleremo come al solito con le immagini e i commenti dalla Serie D fino alla terza categoria. Faremo in questa puntata che è la numero 31 della sesta stagione di Palla al Centro, la 263esima in totale, con l'allenatore della San Marco Avenza, Giuseppe Della Bona. Buonasera, buonasera Giuseppe. Buonasera. Ex tecnico anche del Camaiore, del Pietrasanta, del Real Forte Querceta, insomma a Versiglia ha allenato parecchio e chi i campi della Versiglia li gira, specialmente nelle categorie della prima, della seconda e della terza, è il mitico Carlo Cosci di Mondo Calcio Versiglia. Un piacere riaverti tra noi. Buonasera. E allora, innanzitutto andiamo a celebrare anche chi ha vinto il concorso di Palla al Centro e del Versiglia Football Planet che collabora con noi da questa stagione, vale a dire Gianluca Bedei, portiere del Pietrasanta, che è risultato il più votato dai tifosi e quindi ha ottenuto una cena per due persone al ristorante Basilico Fresco a Torre del Lago, e poi tra i tanti votanti ha la spuntata estratto a sorte Alviano Checchi, che ha vinto lo zainetto di Palla al Centro e del Versiglia Football Planet. Andando in Serie D, riavvolgiamo il nastro a quello che è accaduto giovedì scorso, perché non si è giocato nel weekend, il turno prepasquale è stato giovedì scorso, era la 33esima giornata, la 14esima di ritorno, nonché la sest'ultima, Beppe, del girone D della Serie D. Questi sono stati i risultati, con il Gliborgo che ha dato un'altra accelerata in chiave salvezza, una bella vittoria contro il Fanfulla, pareggio per il Seravezza, sconfitta che non ci voleva a Sasso Marconi per il Real Forte Querceta, in vetta il Rimini comunque dopo la sconfitta con Ravenna è tornato a vincere, Ravenna che ha fatto il suo dovere sul campo dell'Atrizium per una classifica che così si manifesta. C'è stato anche un posticipo venerdì con Lentigione che ha vinto 4-2, anche se non ci sarà la forbice di punti in chiave playoff, sicché Lentigione, anche se ha un abisso tra sé che è terzo e la quarta, comunque farà la semifinale playoff. Per le nostre, che finale di stagione ti aspetti? Il Seravezza sicuramente cercherà di entrare a far parte, insomma, cioè, mettere al sicuro la possibilità di fare playoff e di entrarci con tranquillità, le potenzialità ce le ha. Il Forte purtroppo ha incappato in questa sconfitta che, come hai detto te, non ci voleva, ma diciamo che ho visto il calendario, secondo me ha un calendario abbastanza favorevole, mi auguro che riescano a togliersi da quella posizione, mentre il Gliborgo, che con l'arrivo di Vangioni ha avuto un'impennata davvero eccezionale, quindi faccio i complimenti a Vangioni. Rivediamo la classifica, perché dopo 33 giornate, a 5 dalla fine con 4 recuperi, di cui 2 si giocano domani, fra l'altro c'è il Gliborgo di mezzo in questi recuperi perché ci sono ancora asterischi in questa classifica, qui intanto stiamo vedendo le immagini, ora poi le andiamo a riguardare, ma ridiamo un'occhiata alla classifica perché, come detto, ci sono asterischi. Domani alle 15 si giocano 2 dei 4 recuperi mancanti, vale a dire Borgo San Donnino contro Sasso Marconi, recupero dell'11esima giornata di ritorno, e soprattutto Progresso Gliborgo, recupero della 7ª giornata di ritorno, arbitrerà Progresso Gliborgo Menozzi di Treviso. Gli altri due recuperi invece sono stati a loro volta calendarizzati. Sasso Marconi Progresso si gioca mercoledì 27 aprile, mentre Gliborgo San Maurese si gioca domenica 1 maggio. Ci sarà questa sosta del campionato per consentire i recuperi. Ora possiamo andarci a vedere, grazie anche a Matteo Bertuccelli, che saluto e ringrazio per il montaggio di tutte le immagini che vedete e per la regia, le immagini punto di giovedì, quando il Gliborgo ha battuto 2-1 il Fanfulla. Questi asterischi che mancano, fra l'altro, Beppe, riguardano proprio tutte le squadre che sono in lotta per la salvezza. Sì, infatti il problema secondo me è stato anche quello di prolungare un po' troppo il calendario era quello, molto compresso, di cercare di recuperare per renderlo il più possibile diciamo chiaro a tutte le società. Il Gliborgo, avendo due partite da recuperare, secondo me è una delle società che invischiate che può togliersi dalla situazione di pericolo. Perché, Carlo, conta tanto in questo momento chi arriva meglio in questo periodo, no? Dove cominciano veramente i primi caldi, e conta anche quello. Certo, ora che comincia il caldo e quindi le partite cominciano ad essere lunghe e qualcuno magari va in difficoltà, però il Gliborgo lì in questi momenti sta andando bene, si vede assorbito il metodo Vangione là, e quindi sta facendo risultati. Penso che la salvezza
lo dovrebbe ottenere facilmente, insomma. Stiamo a vedere, sarebbe anche un po' forse un miracolo per come il Vangione ha preso la squadra. Chiaramente non ha fatto la preparazione, le squadre di Vangione solitamente sono anche a livello atletico nei secondi tempi vengono fuori, però ora stanno venendo fuori anche i giocatori che lui ha voluto. Buongiorno ha segnato, esatto, in questa partita che abbiamo visto contro il Fanfulla il gol del pareggio, perché stava perdendo il Viborgo 1-0, poi l'ha ribaltata appunto col gol di Buongiorno, che è appena rientrato da un infortunio, l'ex Seravezza, che ha fatto tanti gol belli e pesanti, e poi Grea, questo difensore ex Sestri Levante, ha ribaltato il punteggio. Qui vediamo proprio il vantaggio del Fanfulla, quindi anche vincere rimonta comunque sul bellissimo campo nuovo e sintetico del Carraia, fa morale oltre che classifica. Certo, sì, fa morale, ma le squadre di Vangioni non mollano mai, quindi fino all'ultimo stanno sul pezzo. E poi logicamente quando è arrivato ha voluto due o tre giocatori che conosceva e sicuramente lo stanno ricompensando delle parole che ha speso per loro, quindi anche qua ci ha azzeccato. Il Real Forte Quercetra, secondo te, quanto diciamo teme questo Viborgo? Perché potrebbe chiaramente, magari noi speriamo che si salvino tutti e due tranquillamente senza play-out, però chiaramente gli ha complicato un po' i piani anche al Real Forte Quercetra il Viborgo. Sì, sicuramente è un passo falso che a questo punto mette un attimino di apprensione anche al Forte, però hanno un gruppo secondo me costruito bene, con giocatori importanti, hanno avuto la sfortuna in momenti decisivi di non avere tutta la squadra al completo e hanno fatto fatica a fare il risultato in quel momento lì. Secondo me rientrando alcuni giocatori importanti nella rosa potranno fare dei risultati positivi che sicuramente li allontanerà da questa posizione. Dopo ne riparliamo del Real Forte Quercetra, prima un po' di Seravezza che ha pareggiato giovedì in casa con la Correggese. Abbiamo solo il gol di questa partita, Rodriguez l'ha sbloccata su punizione, una sassata dal limite, e poi l'ha pareggiata la Correggese, che è una squadra che comunque tutto l'anno che sta nelle posizioni playoff, l'unica carenza che ha è quella offensiva, perché non ha un giocatore che sfonda le reti, diciamo gli attaccanti hanno fatto 5-6 gol, non di più, però insomma il Seravezza è lì in lotta. Questa partita insomma gli manca anche un rigore, forse la Correggese doveva restare in 10, ha preso un palo clamoroso con Benedetti, un palo interno, poi una traversa con Mariotti, sono un po' due punti persi. Il Seravezza ha un potenziale offensivo che hanno poche squadre e riesce sempre comunque a trovare il gol in qualche modo. Il problema è a volte un po' di fortuna magari che è mancata e magari anche un po' di cinismo nelle situazioni importanti dove la devi chiudere, magari va sul 2-0 e finita la partita. Però è una società e una squadra molto attrezzata e sicuramente faranno un bel finale di stagione. Fra l'altro il Seravezza sarà la prima a rigiocare dopo Pasqua, perché anticiperà addirittura venerdì 22 aprile all'Arena Civica di Milano contro l'Alcione alle 4 del pomeriggio, quindi sarà un anticipo. A proposito di Seravezza, si è fatto male la Gomarzini, lo sappiamo, questo strappo al polpaccio di 1,5 cm, di 2,5 cm, quindi stagione finita per il portiere che stranamente era finito in eccellenza proprio nella squadra, sì, che tu alleni da quest'anno, la San Marco Avenza, poi l'avesse sostituito molto bene con Cacchioli dalla Pontremolese, a proposito di portieri esperti. Sicuramente la Gomarzini è un portiere che se c'è a disposizione è difficile tenerlo fuori, perché ti porta punti, l'ha dimostrato, perché insomma anche in Serie D è veramente un grandissimo portiere. Da una parte adesso senza di lui c'è la possibilità di mettere il 2001 tra i pali, che è questo calzetta, sì, che tra l'altro purtroppo non abbiamo le immagini, ma ha parato molto bene contro la Correggese, una parata all'inizio e una in fondo, e con questa possibilità incerti, avendo il 2001 tra i pali, lo vediamo nel campino che abbiamo preparato, ha due alternative: o giocare con il centrocampo tutto vecchio, quindi Bedini, Granaiola, Bortoletti nel rombo, con quasi, sì, ovviamente dietro le punte Benedetti, Rodriguez, e quindi con il 2003 in difesa Maffei, che sta andando molto bene al fianco di Diana, i terzini ovviamente sono quelli e non si toccano, Cavalli insomma non era solo un uomo che ha portato con sé Ruvo ma anche una, sì, solida certezza cresciuta in questa stagione, Bresciani fuori categoria. L'altra possibilità invece è mettere il 2003 in mezzo al campo, Vietina, altro gran bel 2003, e giocare col centro della difesa tutta vecchia, quindi con Fabio Maccabruni e Diana. Da allenatore quale soluzione ti convince di più, Beppe? Io, visto la situazione del Seravezza, diciamo che deve la prima soluzione secondo me è quella che sposerei più volentieri. Quindi questa, con, sì, Maffei dietro e Bedini, sì, mezzala. Sì. Senza nulla togliere a certo, Maccabruni. Certo. È un gran difensore. Chiaramente con la regola delle quote qualcuno, però, Carlo deve star però fuori. Però per avere, ecco, diciamo, un reparto offensivo un po' più solido, ecco.
Parliamo anche di Real Forte dei Marmi Querceta. Prima di vederci le immagini, lo facciamo magari al rientro dalla pubblicità che incombe, giochiamo col campino anche qua, Carlo. Qua purtroppo ci sono dei problemi in più, perché intanto ci sono degli infortuni perduranti. Bertoni, un altro infortunio. Islamai, anche lui forse stagione finita. Giocatori purtroppo un po' fragili muscolarmente. Questo è il 3-5-2, diciamo, tipo a questo punto, con Bartolini e Amico Mezzali, con Grassi che è appena rientrato, con Cintoi che è appena rientrato ma ha ripreso un'espulsione. Pensate, la quinta espulsione stagionale, quindi non ci sarà ovviamente nel quando il Real Forte Querceta tornerà a giocare il 24 di aprile, però questa è la formazione tipo, diciamo. Beppe, noi abbiamo anche usato un'altra possibilità, anche se sappiamo che il Condo Bonucelli è molto legato al 3-5-2, però vedendo la rosa, vedendo il momento, a volte magari provare anche a cambiare, quindi con una difesa a 4, un 4-2-3-1 con un Pegolo alla Mandzukic, sì, visto la gamba che ha, magari Centonzi alto a destra. Quanto è difficile per un allenatore cambiare modulo quando è molto legato a un suo sistema? Ma non è tanto per l'allenatore, è per i giocatori. Sì, ma magari se ci lavori durante la stagione su due moduli, sei pronto a qualsiasi, anche in corsa, basta cambiare una posizione, i ragazzi senza far sostituzioni riesci a sistemarla. Però secondo me Bonucelli si affiderà alla prima soluzione. Si va con le certezze per centrare una salvezza, sì, che comunque insomma crediamo che sarà ottenibile per il Real Forte Querceta. Ne riparliamo dopo la pubblicità di Real Forte Querceta con le immagini della sconfitta a Sasso Marconi, quindi rimanete con noi, ci ritroviamo tra pochissimo. E allora ripartiamo dalla Serie D con il Real Forte Querceta, le immagini grazie a Michele Marianelli di Sasso Marconi Real Forte Querceta, questa sconfitta, Carlo, per 3-1, come detto non ci voleva, l'aveva anche pareggiata Real Forte Querceta che era andato sotto per il gol dell'ex Giviborgo Grazdani, il pareggio di Ciccio Di Paola, il gol numero 204 in Serie D, e poi però sono arrivati questi gol, tra cui il 2-1 su rigore, e c'è stata anche poi l'espulsione per protesti di Cintoi, come detto quinto rosso stagionale, era appena rientrato dopo la squalifica e dopo l'infortunio. È una squadra che, al di là di Cintoi, che ne ha presi effettivamente parecchi e forse paga anche troppo la nomea, diciamo, di giocatore da espellere, però ha preso veramente troppi cartellini in tanti giocatori, eh? Anche Di Paolo ha preso tanti rossi, altri giocatori spesso in diffida. Come la vedi? Squadra nervosa, squadra troppo fisica? Forse perché non è riuscito magari a fare quei risultati che aveva preventivato, sicché un po' di nervosismo magari capita che ci siano, però Forte dei Marmi ha una squadra da non quelle posizioni. Sicuramente ha avuto sfortuna, ha avuto tanti infortuni, ovviamente ha anche un budget, perché insomma sappiamo che magari rispetto anche al Seravezza ha una rosa diversa quest'anno. Certo, quindi d'altra parte Vitaliano ha dovuto anche sopperire a tante assenze nel periodo del Covid, un po' di infortuni, un po' di squalifiche, e diventa dopo difficile riunire e ricreare il gruppo giusto. Però 5 giornate dalla fine, pensi che insomma chiaramente è padrone del proprio destino Real Forte Querceta, sarà già fondamentale la gara di domenica prossima domenica, in casa Lecchi Balloni. Esatto, quindi se vinci domenica anche il morale va un po' su. Io penso che salvarsi è obbligo, d'obbligo. Tu Beppe, invece, questi tanti troppi cartellini, Cintoi, Di Paola, Meucci, tanti giocatori Bartolini che hanno preso veramente anche tanti gialli, come te la spieghi? È inevitabile che creino dei problemi alla squadra, no? Perché poi quando ti trovi a giocare con un uomo in meno diventa difficile, soprattutto in Serie D dove la qualità è già alta. E me la spiego, penso, credo, con un po' di nervosismo dovuto magari a, come diceva prima il collega, a nervosismo dovuto a risultati che non sono arrivati o partite che pensi vadano in un modo e invece si rivelano in un altro modo e ti creano un po' di nervosismo. Poi magari c'è il giocatore che è un po' più caratteriale, un po' più emotivo, un po' più, diciamo, istintivo e cade nelle provocazioni. Ecco, questa comunque di Cintoi l'ha detto anche il Condor, è un'ingenuità, perché un giocatore esperto così, sì, ha già preso 4 rossi, rientri un momento delicato della stagione e prendi la quinta espulsione per proteste. Sì, ci sono quelli recidivi che poi all'allenatore poi fanno saltare i nervi, perché poi nella situazione in cui è il Forte
almeno su quelle situazioni lì bisogna mantenere i nervi saldi, perché metti in enorme difficoltà la squadra. Certo. E sicuramente hanno pagato pegno dopo questa espulsione. Vediamo anche come il Prato ha pareggiato 1-1 con il Progresso per chiudere quello che è successo giovedì alle squadre toscane. L'Agnanese è finita una partita senza reti, 0-0 a Carpi, mentre il Prato ha fatto 1-1 col Progresso, col botta e risposta nel secondo tempo fra Angeli e Cocchi. Insomma, anche il Prato alla fine è in una posizione di relativa tranquillità, però ha vissuto una stagione particolare con tre allenatori diversi: Luigi Pagliuca, Marco Amelia, ora Giancarlo Favarin. C'è comunque anche sempre un po' di incertezza sul futuro, no? Ci sono delle società, tu lo sai bene, a Massa, qui lo sappiamo a Viareggio, che hanno sempre, tribolano un po', la stessa Lucchese, no? Sembrano sempre un po' destinate a soffrire, sì, specialmente sì, per la tifoseria, che poi è quella che fondamentalmente paga per tutti. Ecco, vediamo anche la classifica marcatori della Serie D, Girone D, il girone appunto Tosco Emiliano Lombardo che seguiamo. Re dei Bomber è sempre Saporetti e penso che rimarrà lui perché è inarrivabile. Il Ravenna magari non vincerà il campionato ma si consolerà col capocannoniere a quota 26, poi tutti gli altri, c'è Lorenzo Benedetti che non segna da 5 partite e questo, Carlo, fa notizia, anche se insomma il palo interno che ha preso giovedì grida vendetta, sarebbe stato il gol dell'anno. Ha avuto proprio Scaroni lì, proprio un palo interno. E subito dopo la traversa interna di Mariotti che da subentrato altrimenti avrebbe fatto, pensate, il quinto gol, niente male per un 2003. Avete visto anche Manuel Pera, il lucchese del Forlì, che ha 14 gol, fra l'altro spesso ha saltato le partite per infortuni, quindi questi attaccanti che non invecchiano mai. No, mai. E poi abbiamo sottolineato Cortesi del Mezzolara molto forte. Mengali. E anche Mencagli del Rimini che li ha fatti tutti su azione questi gol e che fra l'altro ha proprio deciso lui l'1-0 con cui Rimini è tornato alla vittoria contro l'Alcione Milano. Quindi un gol anche pesante per l'ex attaccante della San Giovannese. Il prossimo turno, la 34esima giornata del prossimo weekend di Serie D, si parte venerdì con l'anticipo Alcione Milano Seravezza e poi domenica Rimini Givi-Borgo, Real Forte Querceta Forlì, quindi con Manuel Pera contro Ciccio Di Paola, sarà una bellissima sfida nella sfida tra grandi bomber di categoria. Di Paola ha passato già i 200 gol in categoria, Pera ci è vicino, e poi le altre partite. Andiamo adesso in eccellenza, campionato che si è concluso, anzi prima vi dobbiamo giustamente ricordare i recuperi di domani, tra cui quello del Givi-Borgo. In eccellenza, la 22esima giornata, l'11esima di ritorno, era l'ultima di un campionato che è finito per quanto riguarda i gironi, ma ora si entra veramente nel vivo. Tutti i risultati da aspettative, diciamo che è stata un po' un sabato prepasquale da fette biscottate, per così dire. L'unico risultato un pochino più sorprendente è Massese-Lastrigiana 1-1, per cui il Tau, anche se avesse perso, avrebbe comunque vinto il girone, gli bastava un punto per essere certo senza guardare la Lastrigiana. Il Castelnuovo doveva vincere per salvarsi diretto, col punto è probabile che andasse allo spareggio, come sarà. Quindi domenica prossima spareggio tra il Castelnuovo e la Pontremolese, si giocherà in gara secca sul campo neutro di San Giuliano Terme, il Bui di San Giuliano Terme. Chi vince in questa partita, che al 90esimo se finisce in parità si va ai supplementari, se persiste il segno X si va ai rigori, va a fare poi gli spareggi con le altre terzultime degli altri gironi, chi perde retrocede direttamente insieme al Montecatini. La sorpresa rispetto a come andava le ultime settimane, Beppe, è la salvezza del River Pieve. Pacifico ha fatto un gran lavoro, anche Micchi che l'ha preceduto comunque ha lavorato secondo me bene, ha avuto sfortuna in alcune partite, però Pacifico poi quando è arrivato ha sistemato magari quelle due o tre cosette, è riuscito a fare una cosa che in pochi credevano possibile. Rivediamola la classifica, lo stesso Manolo Benassi quando venne ospite qui da noi era incredulo su questa salvezza, poi forse abbiamo portato bene perché dopo che è venuto qui River Pieve ha vinto praticamente tutte le partite, si è salvato. Questa è la classifica finale, la fotografia finale, la tua San Marco Avenza che ha fatto un grandissimo giro di ritorno, ha lottato per entrare nei playoff, siete arrivati quinti ma con la forbice la Lastrigiana non è riuscita a giocarsi la semifinale playoff, però il vanto quantomeno di essere stata la squadra puana più in alto davanti anche alla Massese? Sì, è un vanto, diciamo, per noi che siamo una piccola realtà, una puana è enorme, nel senso che comunque la Massese è il riferimento per tutti della provincia e stare davanti alla Massese non è il primo anno, se non sbaglio, fa sempre onore e dà merito alla dirigenza che ha lavorato secondo me in questi anni molto bene, ragazzi giovani con tanto entusiasmo.
Carlo, celebriamo il Tau, vediamo anche le immagini grazie al mitico piccione Simone Andreuccetti, i festeggiamenti nello spogliatoio della squadra, ci sono anche Viareggini, Aurelio Falorni, Federico Mengali, una squadra che ha tanto valore, che sembrava in controllo del campionato, ha un po' rallentato in fondo, ma aveva un vantaggio tale che ha potuto anche gestirlo. In fondo sì, si è un po' rallentata, però la forza del gruppo era troppo forte. Poi c'era Mengali che segna in continuazione. Ha segnato anche, anche sabato, vediamo le immagini proprio di Castelnuovo Garfagnana a Altopascio, questo 1-1 allo stadio Nardini, l'ha sbloccata appunto Mengali, poi il Castelnuovo insomma ha avuto due o tre occasioni in cui sembrava dovesse far gol, poi alla fine questo gol dell'1-1 è arrivato e insomma alla fine i verdetti dell'eccellenza toscana sono stati, guardando tutti i gironi, Tau che vince va agli spareggi con il Livorno che ha vinto il girone B, c'è anche il calendario dopo ve lo diciamo, e il Figline, la squadra del Valdarno che ha vinto il girone C. Per quanto riguarda i playoff, nel girone A la Lastrigiana è già in finale e aspetta la vincente domenica prossima di Signa Camaiore, con il Camaiore che gioca in posizione di svantaggio, anche se secondo noi ci arriva meglio di tutti, sia perché è la squadra più forte delle tre, sia perché è di slancio, insomma sei vittorie di fila con un gol solo preso in sei partite, è un numero importante, no Carlo, di questo Camaiore? Camaiore è andato bene, dopo il periodo iniziale della Coppa Italia ha avuto... Dopo si è ripreso e sta giocando alla grande, fa risultato, e quindi è importante per questi playoff per il Camaiore. Playoff di girone che invece nel girone B saranno, anche qui solo una semifinale, quella tra il San Miniato Basso e il Frate Sperignano, fra l'altro Frate Sperignano che sembra che abbia già il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione, potrebbe andare alla squadra attualmente allenata da Ticciati, Matteo Niccolai, ex Pro Livorno Sorgenti, staremo a vedere, questo è quello che emerge, che palla al centro vi dà in esclusiva come possibile anteprima sul Toto Panchine, che insomma le società già lavorano, poi Beppe ci dice anche del suo futuro se si può sbilanciare. Nel girone B c'è già in finale la Coiopelli, il nostro amico Gabriele Falchini in attacco, la squadra allenata da Marzelli, quindi è già in finale, attende la vincente tra San Miniato e Frate Sperignano. Nel girone C invece due semifinali regolari, non c'è forbice di punti creatasi, le due semifinali sono Terra Nuova Traiana contro Pontassieve e Fortis Juventus contro Sinalunghese. In zona invece retrocessione, nel girone A retrocede il Montecatini e chi perderà lo spareggio di domenica a San Giuliano Terme tra il Castelnuovo Garfagnana e la Pontremolese. Nel girone B anche lì uno spareggio, anche con tante polemiche a proposito dei risultati, diciamo, attesi. Castel Fiorentino Ponzacco, gara molto calda, la retrocessa diretta già dalla settimana precedente era l'Atletico Piombino, mentre nel girone C due retrocesse, le ultime due, Grassina e Antella. Grassina che ha portato con sé l'Antella, anche lì non sono mancate le polemiche con le dichiarazioni dell'allenatore dell'Antella, e invece ad accedere al triangolare delle terzultime è il Baldaccio, la Baldaccio Bruni, che aspetta quindi la vincente tra Castel Fiorentino Ponzacco e Pontremolese Castelnuovo Garfagnana. Un bel labirinto, secondo te chi la spunta? Chi si salva, Beppe? Il girone A? Il girone A è dura perché sono due squadre che secondo me hanno, per come ho visto io le due squadre, forse il Castelnuovo. Non voglio... Anche se la Pontremolese ci arriva meglio di testa forse, perché il Castelnuovo sembrava salvo a un certo punto, sì, forse troppo. Non lo so, perché sono sempre spareggi, partite secche, conterà molto la stabilità di nervi, però io in campionato ho visto meglio il Castelnuovo. In ogni caso, quando venne ospite qua da noi, poi andiamo in pubblicità, Giorgio Merlini disse, era metà stagione, che vedeva in difficoltà la San Marco Avenza per la retrocessione, siete arrivati quinti, quindi vi ha portato bene all'incontrato, esatto. Magari a sussulto d'orgoglio. Esatto. Pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Per riavvolgere il nastro su Castelnuovo e Tau Altopascio ci andiamo a sentire i due allenatori intervistati da Luca Dini con le immagini di Simone Andreuccetti. C'è un po' di rammarico perché chiaramente ci siamo trovati a un certo punto del campionato che prima si era retrocessi, poi dopo ci si era ripresi, si è fatto un girone di ritorno importante, è chiaro che un po' di rammarico c'è, però bisogna, stasera ci si deve levare di dosso tutto il rammarico che ci abbiamo e bisogna partire per questo spareggio contro la Pontremolese, che chiaramente è una partita fondamentale. Sicuramente ci si arriverà nelle condizioni diverse da loro, perché anche loro si sono trovati a un punto che erano già quasi retrocessi, però
come dicevo ai miei prima, non è finito niente, a che ora ci abbiamo sempre, finché c'è speranza si lotta. Poi mister Cristiani, siamo qui a fine partita, il Tau vince il girone A dell'eccellenza, una grande soddisfazione. Grandissima, sia per me che per la società, perché comunque è debuttante, è 2 o 3 anni che facciamo questa categoria come Tau e io come allenatore 3 anni che faccio questa categoria qui, quindi arrivare e vincerla è una cosa meravigliosa, anche se è stato molto faticoso perché dalla seconda giornata poi alla fine siamo andati in testa e siamo rimasti fino ad ora, anche se poi l'ultimo periodo fra tanti infortuni, perché poi tutti lo dicono, noi no, ma gli infortuni ce l'abbiamo anche noi, le malattie ce l'abbiamo anche noi, in periodi brutti ci sono stati anche per noi. I ragazzi sono stati professionali, professionisti in quel momento lì e secondo me siamo riusciti a mantenere quel margine che ci ha permesso di vincere. Grande soddisfazione. Ecco, una cavalcata appunto che è iniziata subito bene in questo girone A e poi è arrivata oggi alla conclusione con questo pari che vi dà il matematico primo posto e adesso gli spareggi per andare in Serie D. Adesso ci divertiamo perché comunque giochiamo con 2 super squadre e Figline e Livorno hanno ammazzato il campionato, quindi sicuramente sono 2 squadre da affrontare difficilissime. Però ce la viviamo bene perché insomma vincere già un girone non è una cosa da tutti, arrivare primi con comunque tante squadre che erano state attrezzate anche in questo girone qua, che Camaiore, Massese, la Lastrigiana stessa che comunque un po' si nasconde ma è una signora squadra, e non era facile. Ci siamo riusciti dopo mi pare un primo pareggio iniziale e aver perso un coppa, quindi l'inizio è stato un po' d'assestamento. Poi i ragazzi hanno iniziato a ottenere risultati, hanno preso fiducia e poi sono nate splendide, che nascano così e probabilmente non si sa nemmeno ben perché, ma il gruppo è coeso, unito, bellissimo. L'alchimia giusta. Sì. Qualche dedica particolare per questa vittoria? No, ho uno staff incredibile, perché ho un preparatore dei portieri, Edoardo Bertenni, che oltre a essere un... Scusate, questa purtroppo è la squadra che ho a disposizione. Vedi, i primi caldi hanno tolto subito il caldo a Cristiani. Il cammino degli spareggi del Tau si comincia domenica, è ufficiale da oggi il calendario. La prima gara si gioca questo triangolare con gare di andata e ritorno, tutte contro tutte, grazie a Guido Casotti per la prontezza della grafica. Domenica 24 aprile la prima gara è Livorno-Figline, quindi un Tau che sta a guardare, entrerà in scena mercoledì 27 aprile sul campo del Figline. Vanno decisi i campi per un discorso di ordine pubblico quando c'è di mezzo il Livorno, gli orari d'inizio di queste partite dovrebbero essere tutte alle 17, ora poi staremo a vedere meglio, in ogni caso si gioca sempre domenica, mercoledì, fino a domenica 15 maggio dove si chiude con Livorno-Tau. Le prime 2 classificate di questo triangolare vanno in Serie D, promuovono di categoria, la terza classificata, quindi quella che arriva ultima, terza su 3 in questo triangolare, va a fare gli spareggi nazionali delle seconde insieme a quella che vincerà il playoff tra le vincenti dei 3 playoff, quindi no, veramente un labirinto. Massese Lastrigiana, le immagini con Umberto Meruzzi dell'1-1 di questa partita, che insomma da una parte se l'avessero saputo magari prima a Castelnuovo potevano avere motivazione in più per cercare di vincere quella partita e il Tau tanto era già tranquillo, Beppe? Sono il bello del calcio questo, e alla fine poi i risultati sei lì sempre con un orecchio anche dall'altro campo per sapere un po' come va a finire. Chi ha la testa da un'altra parte, la differenza di motivazione conta. Esatto, però, esatto, le motivazioni fanno la differenza, anche noi siamo incappati in una brutta sconfitta proprio perché ormai non avevamo neanche più la speranza di arrivare ai playoff, magari certo, sapendo già della forza. Esatto. E comunque questa Massese Lastrigiana è arrivata fino al 93esimo sullo 0-0, poi l'ha sbloccata Francese, l'avete visto, al 93esimo, un minuto dopo la Lastrigiana praticamente ha battuto a centrocampo, ha pareggiato con Crini. Detto questo, quindi domenica prossima ci saranno Castelnuovo, Pontremolese a San Giuliano Terme come spareggio, diciamo, per non retrocedere direttamente e per andare al triangolare per quanto riguarda le terzultime, e poi appunto la gara tra il Livorno e il Figline che apre il triangolare, e poi c'è anche Signa Camaiore, semifinale a Signa dove il Camaiore deve vincere per forza almeno supplementari. Detto questo, andiamo in promozione, la 22esima giornata, la nona di ritorno in un campionato che forse Carlo
in questo sabato prepasquale ha dato lo slancio decisivo per la vetta, perché come vediamo dalla classifica il Ponte Buggianese ora è più 4 sulla Quarrata, grazie anche al Capezzano che fa anzitutto un favore a se stesso perché non vinceva da troppo tempo, però fa un favore anche al Ponte Buggianese. Ora ci vediamo le immagini grazie a Claudio Gabrielli di questo 4-3, non ci sono i primi due gol di una partita scoppiettante, ma poi c'è tutto il resto di carrellata di queste reti al Cavanis. Il Capezzano ne aveva tanto bisogno. Oh, bisogno era poco, perché rischiava di entrare in quel giro lì del play-out, e quindi questa vittoria lo riporta in zona quasi salva, però c'è sempre da stare attento, non è che sia guarito. Eh sì, diciamo che c'è stato un punto della stagione dove addirittura era veramente in zona playoff, Tivambina anche al terzo posto, lì poi anche infortuni, problematiche varie hanno impoverito la classifica con quei due punti in 6 partite. Anche ora teoricamente potrebbe guardare playoff, però Coli sa, dice, visto forte dell'esperienza, ci è servito la lezione, continuiamo a guardarci le spalle che è meglio, perché tanto i playoff lì erano lontani. Poi anche lì c'è il discorso della forbice di punti, comunque da vedere dalla seconda, perché prima e seconda stanno facendo un po' un campionato a parte, no? Beppe? Sì, fanno un campionato a parte. Il Capezzano fortunatamente con questa vittoria si è messo abbastanza al sicuro, non definitivamente però. Sono due squadre, queste qui davanti, che mi meraviglia un pochino la Larcianese, che credevo facesse un campionato anche lei di vertice, e invece è un po' più in giù. Comunque tanto, con un cambio di allenatore anche, perché poi è arrivato Cerasa. Esatto, sì. Cerasa che è un maestro, un esperto per le categorie, quindi mi aspettavo qualcosina di più dalla Larcianese, sinceramente. Tanto Cerasa che vinse il campionato d'eccellenza con il Real Forte Querceta, e in mezzo al campo c'era anche quel Mattia Pacini che, appena rientrato nel Capezzano, è stato decisivo in questa partita, Carlo, perché da centrocampista ha fatto una doppietta. Sappiamo, un giocatore molto fisico, però magari non sempre avvezzo al gol, fa una doppietta, si procura il rigore, e quindi è stato determinante. E quella partita lì l'ha risolta lui, praticamente. Tutto questo confusione qui, e lui è stato quello che è emerso facendo due gol, e poi si è procurato anche il rigore, insomma. Rientrava anche Tognera in difesa, chiaramente per la squadra del Capezzano sono giocatori che non regali facilmente, anche perché molti giovani hanno fatto esordire anche dei 2006 quest'anno, addirittura. Ho visto, tra l'altro mi sembra anche un massese, se non sbaglio Lezza, 2006, interessante. Ma è giusto secondo me dare spazio ai giovani, soprattutto in queste categorie qua, sarebbe proprio opportuno sfruttare al massimo magari i bimbetti che sotto fanno bene, ecco. Ma secondo te questo campionato, a questo punto, chi lo vince? Ponte Buggianese secondo me è quella più accreditata per vincerlo, assolutamente. Ha un più 4 in classifica, ha 4 turni dalla fine, sono tanti, che è promozione, ma 4 giornate. Sono tanti, sono 4 punti, sono tanti, sì. Vanno recuperati, poi vanno oltrepassati, quindi secondo me la Ponte Buggianese è la favorita. I marcatori di questa partita, della quale stiamo ancora vedendo le immagini, realizzate da Claudio Gabrielli, appunto la doppietta di Pacini, il gol su rigore di Caniparoli, poi il gol partita l'ha fatto Carlo Capo, fra l'altro un 4-3 concentrato, perché il gol partita del 4-3 è arrivato al 55esimo, quindi al 10° del secondo tempo, quindi 7 gol fino a un certo punto, poi il finale non ha più visto reti dopo difese ballerine, perché Carlo, quando le partite finiscono 4-3 gli allenatori non sono mai contenti. No, l'allenatore no, ma neanche i portieri, perché si trovino sempre in difficoltà lì, sempre con gli attaccanti vicino, sempre in area, e quindi però dopo si sono assestate. Il Capezzano un po' come limite quest'anno l'ha avuto, quello della fase difensiva, ha preso un po' troppi gol. I campionati si vincono in difesa. Sì, assolutamente. Questi campionati sicuramente. Infatti il Quarata magari non lo vincerà anche per quello, perché insomma sempre una partita del genere la perde 4-3.
Le reti della squadra pistoiese sono state di Lanzilli, che aveva fatto l'1-1 dopo due minuti che Pacini al decimo l'aveva sbloccata. Sono proprio due gol mancanti in questo video. Poi Dumbia aveva realizzato il gol del Quarrata e poi il gol di Raimondo. In realtà comunque ho detto una cosa sbagliata, perché il gol partita non l'ha fatto Capo al 55esimo, ma l'ha fatto Pacini al 75esimo. Quindi ha aperto e chiuso la gara Pacini, grande protagonista di un campionato, quello della promozione, che come livello comunque è un pochino calato, Beppe. Quest'anno forse cioè il livello della prima categoria sembra vicino alla promozione, soprattutto vedendo il Pietrasanta. Il Pietrasanta è una squadra della promozione. Ci va. Dopo questo sabato direi che ci va. Ci va sicuramente, meritatamente. Il problema, secondo me, è che un po' tutti i campionati hanno avuto una decrescita, soprattutto dall'Eccellenza in giù. Perché poi abbiamo fatto degli amichevoli con delle serie D, si vede la differenza, soprattutto a livello di ritmo, certo, di intensità. Vediamo anche il prossimo turno della promozione, così nell'ultimo blocco scendiamo, ci caliamo con l'Elmetto in prima, seconda e terza categoria. Questo è il prossimo turno, la 23esima giornata, vale a dire la quart'ultima della regular season. Si gioca domenica 24 aprile, questo è il programma, con il Capezzano sul campo del Viaccia, il Quarrata secondo in casa contro il Lammari, la capolista Ponte Bugianese in casa contro la Lampo, mentre la Pieve Fosciana sarà in casa con la Real Cerretese. Ultimo stacco pubblicitario, rimanete con noi perché poi abbiamo prima, seconda e terza col grande esperto Carlo Coscia, tra poco. E come promesso, gran finale di Palla al Centro con prima, seconda e terza categoria. Partiamo dalla prima, i risultati della 22esima giornata, la nona di ritorno. Carlo, è stato il sabato in cui il Pietrasanta ha messo forse la parola fine a questo campionato? Penso di sì, Pietrasanta ha allungato in classifica e quindi ha messo le mani davanti a questo campionato. Ormai c'è troppa differenza di giocatori, quel davanti lì, quel maggiore. Che ha fatto doppietta in questa partita, Bertuccelli, Pinelli, hanno segnato tutti in questo 4-0. Quindi è una squadra che è forte, costruita proprio per vincere. Partita un po' con l'handicap, ma poi ha fatto dei filotti clamorosi. La Torrelaghese invece, che comunque, ripetiamo, il tanto di cappello per come ha tenuto aperto questo campionato e per la diversità proprio di organizzazione societaria che ha perso la prima partita casalinga in quel brutto campo di Piano del Quercione contro il Porcari, contro cui aveva perso anche all'andata. E quindi, come Matteo Bertuccelli ci mostra dalla classifica, la Torrelaghese al momento non è neanche più seconda, addirittura è terza, il Pietrasanta è più 8 sulla seconda, che ora è il Porcari. E quello, ecco, la Torrelaghese ha subito due sconfitte, a Forte dei Marmi e poi in casa con il Porcari. Nonostante che avesse giocato bene, perché non è che ha perso mollando un po', ha giocato bene, e quindi è in un momento magari di difficoltà, non ce la fa più a segnare quel golletto magari, che però ha giocato bene. Io la Torrelaghese l'ho vista ultimamente a Forte dei Marmi, ha perso 3-1, però guardando bene la partita non meritava. È una squadra viva, ovviamente. È una squadra viva, una squadra che si può risvegliare da un momento all'altro, perché Casani ha dato un gioco, un'immagine, certo, a questa squadra. C'è una forza difensiva importante con Casapieri, Pacini, esatto, e Monopoli, però insomma, che questa gara col Porcari, a sentire i commenti, una sconfitta non molto meritata. La squadra che invece sta volando, Beppe, è Romagnano, che nonostante il cambio allenatore, perché non ci sono più Moriani e il suo vice, tuo ex giocatore Paolo Fusco, che hanno fatto un lavoro importantissimo lì per dare un'impronta, poi Bertolini della Juniores e vittoria col Porcari, arriva De Lucia, altre due vittorie di fila. È una squadra che in girone di ritorno ha fatto tutte vittorie, un pareggio solo con la Torrelaghese, sì, dove sbagliò un rigore, non perde, esatto, dall'ultima d'andata proprio con il Pietrasanta, e quindi in chiave playoff è la mina vagante forse, no? Rivedendo, sì, la classifica, dove gli asterischi, lo ricordiamo, sono delle squadre che hanno già osservato il turno di riposo. Ci arriva sicuramente bene, quindi è una mina vagante, come hai detto te, secondo me può fare davvero bene questi playoff. Sì, l'arrivo di Moriani ha riacceso un attimo di speranza, perché poi ha dato soprattutto un'impronta diversa. Esatto. E anche chi l'ha succeduto, cioè De Lucia, ne ha
ne ha goduto di questo indirizzo, no, che ha dato Moriani. Ma Moriani sarà il prossimo allenatore della Massese? Sembra, le voci a massa sono queste. Vanno in quella direzione. Sì. Raffaele Moriani, sì, tecnico della Massese, della nuova gestione. Sembrerebbe di sì. Gerini, no? Esatto. A massa, in eccellenza, con la categoria confermata, con, certo, il campionato, diciamo, tranquillo. Vedremo se... Quindi Moriani sarà il tecnico degli Apuani bianconeri. E per quanto riguarda il Forte dei Marmi, in chiave playoff, anche questa è una squadra un po' altalenante, ma ultimamente si è ripresa bene, no? Ha ritrovato anche Giacomo Tedeschi, che ha segnato. Esatto. È stato quel periodo in cui aveva un po' di infortuni, con Tedeschi fuori, poi ha sofferto un po'. Però ora, con il giocatore al completo, il Forte dei Marmi è una squadra tosta. Che si esalta nei derby, ha vinto col Corsanico, esatto, ha vinto con la Torre Laghese, comunque, sì, aveva reso vita dura al Pietrasanta, che, certo, non era mai riuscito, sì, a vincere, ci, sì, sono andati, sì, a ritorno. Quindi complimenti anche al Forte dei Marmi. E un pochino più in difficoltà il Corsanico, che sicuramente ha anche un po' pagato quel gravissimo lutto, sì, che ha avuto quest'anno. Il Corsanico, sì, ha avuto questa mazzata e la squadra ne ha risentito, anche se io l'ho vista con la Torre Laghese, non meritava magari, no? Ha giocato bene, ha cercato la via del gol in qualsiasi azione entrava, però purtroppo perdi. Vediamo il prossimo turno della prima categoria, la 23esima giornata, in campo anche qua domenica 24 aprile. Anche qua siamo a 4 turni dalla conclusione, quindi questa sarà la quart'ultima. Riposa il Forte dei Marmi, il Pietrasanta sul campo dell'Atletico Lucca, in un'altra gara teoricamente facile per una squadra che sta segnando veramente a raffica. La Torre Laghese sul campo del Molazzana, l'Academy Porcari in casa contro il Corsanico, e poi c'è il Romagnano sul campo della Don Bosco Fossone, che insomma è reduce da un pesante 7-0. Ci sono squadre che sembra abbiano un po' mollato gli ormeggi. Seconda categoria, chi ha tutt'altro che mollato gli ormeggi nonostante abbia vinto il campionato già da tempo, è il Viareggio Carlo, che intanto domani sera, lo ricordiamo, alla finale di Coppa di seconda categoria, Coppa Toscana. Quindi se vince il campione toscano di seconda, giocherà contro la Casolese domani sera, mercoledì, alle ore 20:30 allo stadio Gino Bossi di Firenze, alle due strade, con due pullman di tifosi al seguito, altri che si organizzano con mezzi propri. Manca Stefano Marinai perché sconta la seconda delle tre giornate di squalifica, sarà un'assenza pesante del fantasista, però Minichino, sì, forse ce la fa, recupera Martinelli che è stato tenuto a riposo sabato in questo 4-0 rotondo sul Lido, che ha tenuto un tempo, poi ha preso gol alla fine da Bertini, che il gol lo fa sempre, e poi è finita 4-0. Ma è Viareggio, è una squadra che in questa categoria non ci incastra nulla, insomma, ha vinto 20 partite consecutive in campionato, che ha pareggiato il record di Ratti, che ha fatto sia con la Torre Laghese che con Corsani. Che con Ratti, Corsani. Poletti, me ne ricordo. Ratti, Poletti. Quindi per Viareggio lo mettiamo da parte. Quindi messo da parte, rivediamo i risultati. La partita era quella della Fortis Camaiore, che, esatto, ha qualche problemino davanti, non riesce a segnare, ha fatto 1-1 con la Fivizzanese col gol di Filippo Mariani, un pari in rimonta, questo addirittura al 90esimo l'ha fatto pure il Massarosa con Ezzachi, che Massarosa sì che deve guardarsi le spalle. Massarosa è un po' in difficoltà, sì, non fa risultati, pareggia proprio, invece avrebbe bisogno di un paio di vittorie per levarsi da quella posizione, è un po' pericolosa. Beppe, Viareggio che domani gioca la finale di Coppa, come ha detto Carlo, 20 vittorie su 20 in campionato, la classifica parla chiaro, 60 punti con anche l'asterisco perché ha già riposato, ovviamente ci tiene a provare a vincere tutto, certo, ma maggior ragione quella di domani sera, che sarebbe la 27esima vittoria di fila tra campionato e Coppa, in Coppa percorso netto con 6 vittorie di fila, dopo la sconfitta a settembre, l'unica stagionale proprio col Massarosa, sì, a Massarosa, è una partita che insomma le motivazioni le trovi da te, una finale le di Coppa. Le motivazioni a finale, ma soprattutto le qualità verranno fuori, giocatori di categorie superiori, non di una ma di due o tre superiori, perché Marinai, Chicchiarelli, sta gente qua, Minichino che si recupera per domani, esatto, sera, cioè è tutta gente che può giocare tranquillamente in eccellenza Serie D e via discorrendo. Quindi secondo me Viareggio, gli faccio un in bocca al lupo, perché sarebbe bello riuscisse a vincere, e secondo me riuscirà a vincere anche la finale.
Tra l'altro la seguiremo live su Facebook con il nostro Gabriele Noli, inviato a Firenze allo stadio Bossi delle Due Strade per questo Viareggio Casolese, che chiuderà anche il conto di tutte le coppe toscane. In eccellenza ha vinto la Fortis Juventus, in promozione il Montespertoli, in prima categoria il Barberino Tavernelle, e vediamo se sarà il Viareggio la Casolese a spuntarla in seconda. Il prossimo turno invece di campionato, la 23esima giornata, anche qui mancano 4 turni alla fine, quindi sarà la quart'ultima, quella di domenica 24, dove riposa la Fivizzanese. Il Viareggio va sul campo dei Cortola, Massarosa in casa con il Mulazzo, Lido in casa con la Filatterese, la Fortis Camaiore sul campo del Cerreto. Anche il Lido è lì per i playoff, Carlo. Eh sì, il Lido è una squadra abbastanza giovane, compatta, un tecnico che li pressa continuamente. A Viareggio hanno perso 4-0, però hanno preso quel gol negli ultimi secondi, Poi sono rimasti anche in 10 inizio secondo tempo, sono rimasti in 10 e hanno mollato un po', che è così, sono giovani e quindi... Terza categoria, dove invece insomma ci sono giovani ma anche meno giovani. Federico Tosin e Retignano segna sempre, quasi a 43 anni, in grande coppia d'attacco con Gianmarco Landi, che è già a quota 20 gol. Ha vinto bene anche sabato Retignano 2-1 contro un Bargecchia che però gliel'ha fatta sudare agli stazzemesi di Luca Cagnoni. Ha vinto anche il Vorno, ha vinto anche il Capannori, quindi là in vetta. Questa è la classifica della seconda. Vediamo quella della terza categoria, girone A di Lucca, dove i playoff... penso insomma sarà già una finale, perché c'è una forbice di punti tra la terza e la quarta. Chi lo vince questo campionato tra Capannori e Retignano? E poi dici anche qualcosa, questa è la classifica a 7 turni dalla fine, quindi qui manca ancora un po', di Chiesa Trebesto. Abbiamo le tue immagini con la vittoria del Chiesa, che dopo le 4 sconfitte di fila ha fatto 3 successi di fila. Questa tifoseria del Trebesto, che anche se sono ultimi in classifica, insomma, riconcilia con il calcio. Sì, quello è la soddisfazione, è proprio quella lì. Io mi sono perso lì a fine partita a filmarli, perché cioè è raro vedere in terza categoria una trentina di persone, anche forse qualcosa di più, tamburi, nonostante la sconfitta. Una bella atmosfera, perché... anche il nostro Matteo Bertuccelli è tifoso della calcistica popolare Trebesto. Sì, il nostro, sono un po', diciamo, sono... politicizzati un pochino, no? Poi pittoreschi, belli, simpatici, diciamo, è una bella realtà. Non danno noia, ecco, intifano la squadra anche se perde. Però l'allenatore non era molto contento a fine partita, il tecnico di Trebesto. No, perché questa è l'ottava sconfitta consecutiva. Mentre il Chiesa, terza vittoria di fila, quindi complimenti a suoi Davide Ricci, la doppietta di Stefano Bianchi, le belle parate di Barzi, quindi un Chiesa rigenerato. Nel girone invece B della terza categoria, anche lì era la 19esima giornata, la sesta di ritorno, questi risultati, e la classifica invece vede il Piazza 55 in vetta. Qui non è bello come di là la lotta in cima, ma chi vince, Capannori o Retignano, Carlo? Il tuo pronostico, che sei il massimo esperto di terza. È una bella lotta qui, perché sono due squadre ben costruite. Belli attacchi, Russo, Audì, di qua Tosi e Landi. Il Russo se ritrova la forma, perché ha già fatto 26 gol in campionato, tanta roba. E di qua però c'è Federico Tosi, Landi. Ma no? Quindi di sbilanciati, che siamo a fine puntata. Capannori o Retignano? E io dico Capannori. Capannori. Carlo Cosci dice Capannori. Vedremo quello che accadrà. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io ringrazio i nostri ospiti di serata. Giuseppe Della Bona, che dove va il prossimo anno? Non lo so ancora. Sinceramente dobbiamo ancora sederci e parlare. Però c'è margine perché tu resti alla San Marco? Sì, molto, sì. Vedremo, col direttore Lenzetti, che salutiamo, grande Paolo Lenzetti. Carlo, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Salutaci Tiziano Brunelli e Davino Era di Mondo Calcio Versilia, siete sempre encomiabili. Sempre presenti. Ringrazio Matteo Bertuccelli, tutto lo staff di Noi TV, il Versilia Football Planet che collabora con noi, e ringrazio e saluto voi per averci seguito anche in questa puntata di Palla al Centro. L'appuntamento è settimana prossima con Palla al Centro su Noi TV. Alle 22. Buona serata.